Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi parliamo del bokeh, termine derivato dal giapponese bokeh che significa sfocatura. Con questo termine si indicano le aree dell'immagine fuori fuoco e la loro resa. Parliamo per cui di resa dello sfocato, ovvero la qualità estetica della sfocatura. Un bokeh che si rispetti ha una forma circolare e molto gradevole e necessita di luci puntiformi abbastanza distanti dal soggetto. E utilizzando un diaframma molto aperto, potremo sfumarle al meglio. E proprio dal diaframma dipende la resa del bokeh. Sì, perché la maggior parte degli obiettivi in commercio ha le lamelle del diaframma poco curve e l'effetto bokeh risulterà circolare solamente col diaframma apertissimo. Lenti di fascia alta invece montano lamelle curve che formano agevolmente l'effetto circolare tipico di un bel bokeh. Ma quindi come provare a realizzarne uno di buon livello? Innanzitutto il soggetto deve essere abbastanza vicino alla fotocamera e molto più lontano dallo sfondo. In più utilizziamo un diaframma molto aperto e una elevata lunghezza focale, così da sfocare al meglio lo sfondo. Bene, queste erano alcune rapide parole sul bokeh. Io spero che questo video possa essere risultato utile. Fate le vostre prove e se avete qualche altro consiglio sul bokeh, lasciatemi un commento qua sotto. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio della visione e vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!